Bentornati a S. A che? A SOS. Thyssen Group, questa è quell'azienda di Terni. No, di Torino. Torino. Non è di Terni. C'è anche, morti per ce l'ha anche una cosa Terni, o sbaglio? Sì, può darsi la cerimonia. Non sbaglio. E poi è Torino dove ci fu. Sono andati a processo e anche condannati sono stati, no? Quando sì. Sono stati quegli morti anche. Sì. Vabbè, comunque, Thyssen Group Elevator. Vedi che qualcosa si muove. Queste sono le scale mobili, vieni, guarda. Le scale mobili, quelle che non funzionano mai, sono queste. No, mi fa piacere che ha detto qualcosa si muove. Non le scale. Si sono mosse da lì che l'hanno spostate qui. Però già qualcosa, perché l'altra volta erano al loro posto, no? Non funzionano, non c'è altro da fare, non funzionano. Quindi dopo averle smontate che succederà adesso? Sicuramente ci è andato a togliere tutta la motorizzazione di sotto e da rimetterla in funzione. Costano una marea di soldi all'amministrazione. È una cosa ma non le paga, cioè nelle cose, non le mantiene ATAM? Sì, è vero, ma l'ATAM di chi è? È del comune, quindi è la tua. No, la mia no, è del comune di Arezzo, quindi chi le paga? Il comune di Arezzo. E quindi i cittadini. Queste scale mobili sono sempre state, specialmente queste esterne, sono una passione, sono costate una marea di soldi. Quante interrogazioni hai in consiglio? Oh mamma, quanti SOS ci si è fatto, ragazzi, sì. Non si finisce mai con queste scale mobili. Però pensi che questo potrebbe essere un intervento risolutivo? Anche l'altra volta. Se finché non le copri non c'entra a fare. Però finché sulla copertura c'è il problema della visuale. Vabbè, lo dice, qua giù in fondo non ci sarebbe tanti problemi visuali, magari sono in cima, qui in fondo potrebbe essere fatta sicuramente, perché qui le lascia all'intemperie, all'acqua, l'acqua ci trasporta dentro nelle catene che trascinano i sassi e quindi le mandano fuori, le spaccano, è un problema. È un problema. È veramente un problema, se non si coprono è un problema. E d'altronde sono un bel servizio per sì. La città. Sì, qui bisogna contattare SOS che è la nostra trasmissione, no, in realtà bisogna chiamare... Tanto con il compianto Massimo Benigni avevate fatto anche la prova, no? Che non veniva nessuno anni fa. Sì. No, soprattutto sulla parte sopra. Sì. Sulla parte sopra per quanto riguarda il funzionamento degli elevatori per gli handicappati. Scusa per... sono un po' ignorante. Parecchio. Insomma, qui vediamo dall'alto la... Questo cantiere. E non cambia la sostanza. Un cantiere che sembra aperto. Sempre. Sembra la fabbrica del Duomo di Milano. È sempre aperto. Adesso noi andiamo a vedere com'è la situazione sopra. Ah. Andiamo a vedere se lì, che è già diversi mesi che stanno guardando come fare, vediamo se oltre a guardare hanno anche risolto. Vediamo. E caro Beppe, salendo qui per andare a vedere abbiamo trovato veramente Bernardo. Ma casualmente. Per davvero. Non ci crederà nessuno. Perché andavamo a fare quella di sopra e ci siamo fermati. L'amministratore di ATAM. Sì. C'è un motivo perché si era qua, sì. A fare un sopralluogo? No, perché come avrete visto, ci sono le scale della parte del parcheggio Pietri e le parte su dell'emiciclo che sono con tutti gli scalini fuori. È chiaro che non è perché l'abbiamo fatto per prendere aria, come si dice, ma perché realmente stiamo sostituendo tutta la parte dei cavi, che oramai è arrivata alla termine, che aveva creato dei grossi problemi nei mesi scorsi, che non creava più la possibilità di avere una continuità del servizio. Chiaramente queste due scale, queste quattro scale, salita e discesa, sia di Pietri che di emiciclo, sono completamente all'acqua, quindi come potete comprendere hanno tutta una serie di problematiche. Speriamo di aver ammorbidito un pochino le difficoltà, cercando di dare una continuità maggiore, perché per noi l'elemento centrale è dare la continuità del servizio, perché le scale sono la presentazione della città. Quindi quando ci sono anche i fermi, io mi scuso con tutti coloro che tante volte trovano anche la scala ferma, in alcuni casi ha delle motivazioni precise, noi cerchiamo di garantire il più possibile, l'impegno è sincero, nella riparazione dove c'è il danno o nella continuità dell'esercizio. Sono d'accordo con lui perché da ex mi sono interessato a suo tempo di queste scale mobili e le problematiche sono soprattutto per queste aperte per via delle condizioni atmosferiche, perché basta un po' d'acqua, ti trascini all'interno materiale di risulta, quindi foglie, sassi,
sicuramente creano danni ai meccanismi, ai congegni, per cui si creano queste problematiche. Ed il costo di manutenzione è abbastanza è molto alto. L'impegno. Sì, l'impegno è. Chiaramente noi abbiamo partito dal presupposto che la scala c'è e quindi va garantito l'esercizio. E per noi diventa anche una sfida in questo senso, cercando di fare in modo che il problema comunque delle condizioni meteorologiche che creano durante i 365 giorni l'anno in cui le scale sono all'esterno, ogni stop per noi è veramente una grande difficoltà, perché oltre a essere un disservizio è anche una spesa in molti casi. Cerchiamo quindi di prestare attenzione, non a caso oggi siamo qua proprio per cercare di accelerare tutto questo, perché i pezzi sono tanti all'interno della scala mobile e le scale poi sono vecchie, diciamo anche la verità. La scala del parcheggio Pietri è del 2004, quella dell'emiciclo è del 2007, fate voi i conti, insomma, sono anni che stanno fuori e quindi hanno le loro problematiche anche di vetustà, oltre al fatto che sono costantemente all'esterno e quindi le condizioni meteo non aiutano. Bene. Mi dici, no, presto che partiamo. Sì, 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 no, questo sicuramente. Siamo qui proprio. È previsto anche il meccanismo stop and go qui. È corretto, sì. Noi abbiamo proprio la scala del parcheggio Pietri, sarà adeguata al sistema che proprio faceste sì. A suo tempo. Dello stop and go, che cosa è? Praticamente è il rallentamento della scala quando non c'è nessuno e l'immediata accelerazione, quindi alla velocità normale, quando si presenta una persona. Questo permette di avere un servizio che costa meno perché consuma meno. Questo è uno strumento che permette anche di valorizzare l'intervento, perché chiaramente ha i costi energetici molto più bassi, quindi la comunità spende meno. Non solo, ma quando piove, andando più piano, trascinano dentro meno materiale, quindi altro problematica, sì. Sì, questo sì, perché il punto è che la scala mobile quando piove diventa sostanzialmente un trasportatore d'acqua che va a ricadere all'interno delle singole botole, in quel caso secondo il senso di marcia, che si riempiono di acqua e quindi defluisce con dei tempi chiaramente non immediati. Ci sono parti meccaniche, motori, parti elettroniche che chiaramente ne risentono. I motivi spesso dei blocchi sono determinati da questi fattori, ai quali necessariamente il fatto che sono all'esterno è poco possiamo provvedere. Bene, allora grazie a voi. A Bernardo Menini, grazie a Beppe Marconi. Prego. E allora torneremo quando sarà tutto finito. Tutto a posto. Volentieri, assolutamente, anzi, vi sarà il nostro piacere chiamarvi.